Ben ritrovati a tutti quanti, signore e signore. Quest'oggi voglio preparare una ricetta tipicamente elbana dell'isola d'Elba, dove io ho fatto qualche stagione e questo piatto era molto rinomato. Non è altro che il polpo all'elbana. Ma andiamo a vedere gli ingredienti per fare questo buonissimo polpo all'elbana. Per 4 persone sono un peperoncino, un cucchiaio di concentrato, poi servirà un trito fatto con 2 cipolle, mezza carota, mezzo sedano, degli aghi di rosmarino, un po' di prezzemolo e 2 spicchiettini d'aglio. Un po' di prezzemolo per guarnire alla fine, mezzo bicchiere di vino rosso, 1,5 kg di polpo, questi sono 2 da 7,50, intorno se la davano. Poi ci vuole 1 kg di patate, 4 etti di polpa di pomodoro, un pochino di sale, ma raccomando andateci piano col sale perché il polpo, se è di mare come questo qui, pescato fresco, volevo dire, sarà bello saporito di sushi, andiamoci piano col sale. E naturalmente ci vorrà un po' di olio di vello buono. Questo è del mio amico Alessandro, anzi è del suo suocero, che ce n'ha dato un pochino per farcelo assaggiare, e devo dire che è veramente eccezionale. Grazie Ale, grazie suocero di Ale. Prima cosa da fare sarà mettere 5-6 cucchiai d'olio nel nostro pentolino. Userò quello di coccio perché secondo me ci viene più buono. Bello olioso, questo qui deve venire, deve essere bella cremosa. Facciamo scaldare un attimino l'olio, dopo che sarà scaldato ci aggiungeremo il nostro trito, che faremo soffriggere per almeno un quarto d'ora a fuoco molto lento. Piano piano deve soffriggere il nostro soffritto. Lo rigirate, eh? Nel mentre che soffrigge taglieremo il nostro polpo in dei bei pezzettoni. Ogni tentacolo 3 pezzi facciamo, va bene? Così ci capiamo. Facciamo un po' più lungo la parte finale del tentacolo, che è più fine, è meglio così. E poi le altre 2 leggermente più corticini. Il polpo, l'unica cosa brutta, Andrea, che il polpo perde quasi il 50%, sicché... Diciamo che spendi tanto rispetto a quelle macchine. Oh, bravo, bravissimo. Infatti noi ci si mette le patate per far companatio. Esatto. Mica scemi le mani, eh. Dovevamo mangiare anche i tempi di magra, eh? Lì sai, c'era la magra, perché quando non c'erano le navi che andavano in su e in giù, la gente si doveva arrangiare. E trovavano, come tutti gli isolani, eh? E trovavano un pulpo di el e se lo accattavano e poi se lo bagnavano e lo facevano le patate. Nel soffritto ci aggiungeremo anche una puntina di peperoncino a seconda delle vostre preferenze, a seconda anche del peperoncino che voi usate. Questo è il super peperoncino bomba dello zio di Andrea, che ce ne metto pochino pochino, proprio 2 pezzettini, anche se no ti ricordi l'ultima volta, te. Sembrava di dato un ciuccio alla marmitta da quanto pizziava. È tremendo questo. Boia. Da qui procede bene, eh? Qui si procede, si può tagliare, continuare a tagliare, Andrea. Tagliamo le patate così siamo già pronti. A seconda della grandezza delle patate la dobbiamo fare a pezzettoni come se fosse un po' uno stufato. Va bene? Ecco, fatte anche le patate. Qui sta procedendo, guardate che bellezza, soffrigge delicatamente, non che si attacca e brucia tutto. Dobbiamo praticamente, quando soffriggiamo, eliminare tutta l'acqua che il soffritto fa per fare un buon soffritto. Quando vedete che il soffritto inizia a attaccarsi, ossia passato un quarto d'ora, 20 minuti, vedete, qui si inizia un po' a attaccare, ora è il momento buono. Prima che si attacchi e si bruci tutto, di buttare il nostro polpo tagliato. Diamo una bella rimestata. Alzate bene la fiamma perché abbiamo messo roba fredda nel fuoco, sicché dobbiamo alzare per non far abbassare troppo la temperatura di cottura, perché sennò il polpo si allessa. Appena riprende bene il calore lo possiamo rimettere a medio-basso. Tanto, essendo anche terracotta, mantiene bene il calore. Quando vedete che il polpo ha cambiato colore, andremo a buttarci il mezzo bicchiere di vino. Facciamo evaporare bene l'alcol. Appena sentirete dall'olfatto, come vi ho insegnato, ossia se voi fate così e non vi pizzica più il naso perché è l'alcol che ve lo fa pizzicare, vuol dire che l'alcol è evaporato. A questo punto andiamo ad aggiungere il cucchiaio di concentrato, che sciogliamo piano piano nel brodino caldo. Benissimo.
Fatto ciò, ci aggiungeremo il pomodoro, qui sempre fuoco bello vivo, perché come vi dico sempre, ci metto roba fredda, è meglio tenere il fuoco bello alto. Fate incorporare tutto il pomodoro mescolando, aggiungete anche un po' d'acqua per ripulire anche il contenitore del pomodoro, male non gli fa. Vedete, ora inizia a bollire bene, lo posso anche abbassare e far bollire circa 10 minuti così da solo. La meglio di tutti è prendere un tappo, metterlo sopra, lasciare un piccolo spiraglio per fare uscire un po' di vapore e metterlo al minimo, così che cuocerà uniformemente bello morbido tutto. Fra 5 minuti ci si butta anche le patate, va bene? Allora, sono passati circa 10 minuti, guardate che bellino di già così sarebbe una bellezza, però è troppo brodoso. Sicché noi, per far togliere tutto questo brodo qua e far finire di cucinare il nostro polpo, Andrea, cosa ci mettiamo? Le patate. E patane addirittura. Ci buttiamo le patate piano piano, mi raccomando, senza fare danni. Che bella bollore, vi fate male. Sempre come al solito alziamo leggermente perché la patata è fredda. Brava. Sarebbe meglio trovare la bella calda, però Andrea, questa è fredda. E non si piglia anche fredda, non è che si scalda noi. Sempre il solito discorso, fate iniziare a bollire, quando rivedete che inizia a prendere il bollore, abbassiamo al minimo e tappiamo, lasciando sempre un leggero spiraglio per far fuori uscire anche un po' di vapore. Vedete? Ecco qua il bollore che vi dicevo io, era iniziato leggero leggero, ma poi aumenterà. Allora io a questo punto tappo, lascio sempre il leggero spiraglio come al solito e metto al minimo. Così dovrà cuocere per circa mezz'ora, ogni tanto ridate una bella rigirata, controllate che sia tutto a posto, alla fine assaggeremo, saleremo e quello che ci viene in più ci si mette. Eccoci qua signori, il polpo a l'Elbana, guardate che bellezza. Io quando l'ho spento, dopo la mezz'ora di cottura, ho assaggiato il polpo, la patata, se andava bene. Di sale non ci ho aggiunto niente perché è bello saporito, ci ho messo il piccante, si mangia senza sale, ci fa meno male, sì, ci viene la pressione alta. E l'ho lasciato tappato un quarto d'ora, 20 minuti per, come dico io, assembrarsi. Non assembramenti, assembrarsi. Per far bene compattare il sapore. A questo punto lo serviamo al nostro commensale con una bella ramaiolata. Potete anche servirlo con del pane abbrustolito, ma ve l'ho detto, siamo a dieta. Una bella spolverata di prezzemolo. Mi raccomando, non mettetelo su bordi, se no poi quando lo portate ci avete il prezzemolo su diti, anzi sulle dita come si dice in italiano. E che dire, è un piatto veramente eccezionale, da farci scarpetta, stivaletto, quello che ti pare a te. Eccoci qua, ora vado all'assaggio, ne prendo un pezzettino per vedere se il nostro polpo è cotto. Basta prendere una forchetta e il polpo, guardate, non ci pigio nemmeno. La patata uguale, guardate lì. Guardate questo pezzetto, ora porta via, non so, la patata poi, bella calda a bollore, un po' di sughettino non ne mettere, no? Capito, Iani? C'è una mezzo chilo di pane, bimbi, mia discorsi. Dice, fa la dieta, e come fai, Andre? Devo smettere di cucinare. Che ve lo dico a fare, non c'è bisogno di dirvi che è buono o cattivo, ce ne vorrebbe un quintale più che altro e 7 chili di pane e io sarei l'uomo più contento della terra con questo polpo all'Elbana che riscopre tutti i sapori dell'isola. Mando un bacione a tutti quanti, ringraziandovi ancora una volta per i 1000 commenti, 1000 mi piace che mi mandate, e mi raccomando, sempre su Instagram e Facebook il Bocca TV vi risponde anche lì. Alla vostra. Thank you.